Ciao ragazzi, sono Simone Crispo, bentornati in questo mio nuovo video del torneo Campania. Ragazzi, purtroppo la scorsa partita, come avete potuto vedere dal video, non è andata benissimo ed è per questo che la partita di oggi è fondamentale per le sorti di questo torneo. Ci troviamo qui al complesso Kennedy ai Camaldoli per affrontare il Real Marano, squadra già affrontata per ben due volte nel campionato. La prima in casa nostra hanno vinto loro per 5-1, la seconda in casa loro abbiamo vinto noi per 3-1. Come stavo dicendo prima, la partita di oggi è fondamentale perché l'attuale classifica è così: Sporting Academy a 6 punti, Real Marano a 6 punti, Dinamo Frattaminore a 4 punti, noi a 1 punto e Lago Patria a 0 punti. Quindi ragazzi, oggi abbiamo la possibilità di fermare il Real Marano che è a 6 punti e prendere questi 3 punti fondamentali, anche perché la prossima partita sarà contro il Lago Patria e dobbiamo vincere per forza anche quella e sperare in una sconfitta appunto del Marano, che giocherà invece contro la Dinamo Frattaminore. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale, siamo molto vicini ai 100.000, non vedo l'ora di mostrarvi la sorpresa che stiamo preparando ormai da un paio di mesi io insieme ai Fius. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi prima di vedere questo video, lasciate magari già un bel mi piace. Noi adesso sentiremo qualche compagno di squadra, vediamo un po' che si dice nello spogliatoio e ragazzi, siamo carichi. Real Marano è una squadra forte, ci ha battuto per 5-1 all'andata come ho detto prima, quindi dobbiamo metterci con la testa e col pensiero. Anche oggi purtroppo siamo un po' decimati, ma d'altronde ci sta, comunque è un torneo post campionato, quindi magari chi ha impegni lavorativi, chi studia adesso non può venire a giocare, però ce la metteremo tutti. Andiamo. Sono molto forti, io personalmente non ho mai giocato contro di loro perché ero infortunato una volta squalificato. Sicuramente in questa coppa abbiamo perso elementi importanti, dobbiamo rifarci da questa sconfitta del pareggio. La partita la vedo molto difficile perché siamo poco allenati, ci sono parecchie assenze, ma sono fiducioso del mio gruppo e dei miei compagni. Simone fisicamente, Simone fisicamente è quello che si è messo meglio perché è quello che si è allenato di più, ha giocato di più a 11 facendo anche la partita con lo stadium. Speriamo che oggi segni. Com'è stata l'ultima partita? Le sorti come è andata? Le sorti diciamo poteva andare meglio perché abbiamo perso 5-1, però sono stato contento di essere tornato in campo dopo un anno negativo per me personalmente, tra infortuni, problemi lavorativi. Speriamo di continuare così e cerchiamo di portare la vittoria. E partiamo con un semplice 4-4-2 oggi. Quando si esce da due partite complicate o da una serie di partite complicate, il mio modo di vedere è ci si mette 4-4-2 ordinati, sistemati e si cerca di riprendere la situazione in punto. Anche se siamo sotto palla in 10 sui due centrocampisti centrali, perché immagino l'altra volta non l'avete fatto, sui due centrocampisti centrali, quindi facciamo giocare i difensori, ci mettiamo sotto palla compatti sui due centrocampisti centrali, loro sui tre, poi vediamo, non mi ricordo, questi mi sembra giocano o tre quartisti, non mi ricordo, a tre. Vabbè, vediamo un attimo, con quella un po' più pesante che giocava davanti alla difesa, con un buon piede se non ricordo male. Non facciamo giocare lui, non facciamo giocare l'esterno di sinistra di difesa, che era un mancino che giocava pure bene, se non ricordo male, che non avevo sempre conosciuto. Il terzo a sinistra, esatto. Ci mettiamo, ci combattiamo e li facciamo giocare su loro un di limbo. Buonasera a tutti, sono Cristian Sassone ed oggi commenterò questo match tra Real Marano e Virtus Belsito, valevole per il quarto turno di Coppa Partenope. Dopo l'ultima sconfitta contro lo Sporting Club, oggi i ragazzi della Virtus Belsito cercheranno di trovare i primi tre punti contro un avversario già affrontato in campionato. Il mister schiera il solito 4-4-2. Torna Giordano Trepali, difesa a 4 composto da Gaudio, Daniello, Pone e Sassone. Centrocampo a 4 composto da Varriale, Padulano e Calzone Antonio centrali, Tibiletti sulla sinistra. In attacco il tandem è formato da Calzone Angelo e Simone Crispo, che oggi farà da capitano. Riusciranno i ragazzi della Virtus Belsito a rifarsi ottenendo la prima vittoria? Ma soprattutto, riuscirà il nostro bomber Crispo a sbloccarsi? È tutto pronto sul punto di battuta la Virtus Belsito e si comincia! Prova ad avanzare la Virtus Belsito costruendo dalla difesa. Attenzione, c'è un errore. Arriva allora un attaccante atterrato e sarà calcio di punizione. Al primo minuto subito cartellino giallo per Pone. Calcio di punizione, 2 sul punto di battuta, parte il numero 99, c'è la deviazione della barriera e Giordano in tutta sicurezza controlla la palla.
Ancora Real Marano, prova a girare palla sull'auto di destra, ma riesce a intercettare Capitan Crispo. Avanza allora il numero 9, che tenta il tiro dalla distanza. Il portiere in due tempi controlla la sfera. Rimessa laterale. Attenzione, arriva la Real Marano, la palla è verso il numero 8, che tenta il tiro dalla distanza, c'è una deviazione. Attenzione, la palla rimane lì. Cosa si è divorato qui il numero 9? Rimessa laterale in zona d'attacco. Sassone la gioca verso Crispo, sponda di testa verso Angelo Calzone, ancora il numero 33, colpo di tacco verso Bomber Crispo, che ora prova a controllare, la gioca verso Padulano, ancora Davide Padulano, gran palla d'esterno verso Calzone che tenta il tiro, palla che si schianta contro il palo, nulla da fare qui per la Virtus Belsito, attenzione perché c'è ancora la Virtus Belsito, ma riesce a chiudere bene la difesa di Real Marano, che ora prova ad avanzare. La palla è giocata lunga allora verso il numero 30, ma c'è Pone che chiude tutto ed esce Giordano in tutta sicurezza. Calcio di punizione. Parte il numero 8 verso il centro, allontana Gaudio. Attenzione perché la palla rimane lì. Riesce ad allontanare la Virtus Belsito. Attenzione perché la palla è verso Crispo. Ancora il bomber. Avanza allora contropiede della Virtus Belsito. La palla è verso il numero 24, Antonio Calzone che ora è a campo. Calzone, 3 contro 1. Calzone, tenta il tiro! Ha segnato al minuto 18 Antonio Calzone, contropiede micidiale della Virtus Belsito, e il numero 24 non ci pensa due volte a spedire la palla in fondo alla rete. Dunque Real Marano 0 Virtus Belsito 1, ha segnato Antonio Calzone. Ancora Calzone combatte per ottenere palla e ci riesce, allora contropiede ancora della Virtus Belsito, la palla è verso Angelo Calzone, controlla il numero 33, salta un avversario velocissimo Calzone, Calzone la palla è verso il centro, non ci arriva nessuno e finisce sul fondo, nulla da fare per la Virtus Belsito. Calcio di punizione sul punto di battuta, Simone Crispo. Parte Crispo, la gran risposta qui dell'estremo difensore della Real Marano. E allora lotta Padulano, ma viene atterrato in modo regolare, dice l'arbitro. E allora parte il contropiede del Real Marano. La palla è lunga, attenzione per il numero 30. Esce bene qui Andrea Giordano. Attenzione perché la palla rimane lì, svirgolata di Gaudio. Attenzione, c'è un errore in fase difensiva della Virtus Belsito. Combattono i ragazzi per ottenere palla. Ci arriva qui Daniello, che combatte contro il numero 30. Ancora Daniello che fa sportellate. Atterrato e l'arbitro dice che sarà calcio di punizione per la Virtus Belsito. Sassone la gioca verso Crispo, gran colpo di tacco verso Tibiletti. Allora avanza la Virtus Belsito, la palla è verso Angelo Calzone, quella controlla. Calzone tenta il tiro! Ancora una gran risposta del portiere. Ancora la Virtus Belsito con Gaudio che la gioca verso Scotto, che prova a giocare ad esterno. Attenzione però, riesce a intercettare Real Marano, ma recupera palla qui il numero 33, Angelo Calzone, che avanza, ne salta uno, ne salta due. Ancora Calzone, infermabile, velocissimo, entra nel rigore. Tira Calzone! Che gol ha fatto il numero 33! Ci pensa lui al minuto 45, ha segnato Angelo Calzone. Parte Giordano, lungo, finisce qui la prima frazione di gioco sul risultato di 2-0 a favore della Virtus Belsito. Andiamo adesso negli spogliatoi a sentire le parole del mister. Andiamo a fuori il pisco esterno a destra, sempre con Calzone e Direzzi. Abbiamo passato Vatriano nel silo destro e questo mi sembra combattuto a 4. Ogni punto in bancio Calzone, Direzzi. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo e si comincia. Ancora Real Marano in avanti con il numero 10 che salta un avversario, tenta il tiro dalla distanza, c'è la deviazione, palla che finisce in corner, calcio d'angolo, la palla è verso il centro, allontana qui un difensore, attenzione perché la palla rimane lì, tenta il tiro dalla distanza e Giordano la mette in calcio d'angolo. Ancora Real Marano in avanti, prova ad avanzare, la palla è giocata verso il centro ma c'è l'intercettazione di Padulano. Ancora il numero 21, gran giocata d'esterno qui verso Crispo che entra nel rigore. Crispo tenta il tiro, la risposta del portiere e poi Vivenzio! Al minuto 50, tappin vincente del numero 19, ha segnato Gigi Vivenzio. Dunque, Marano 0, Virtus Belsito 3. Ancora Vivenzio, la scarica verso Scotto. Ancora il numero 70. Gioca verso dietro verso Sassone, attenzione, intercetta qui Real Marano e allora prova ad avanzare, salta un avversario, tenta il tiro dalla distanza, la gran risposta qui di Andrea Giordano che vola e mette la palla in corner. Calcio di punizione. Parte il numero 10, la deviazione della barriera e c'è la rete
dell'1-3 per il Real Marano. Avanza la Virtus Belsito con Calzone che la gioca verso un compagno che ora controlla e prova ad avanzare. Palla sul lato di destra verso Crispo. Crispo che prova ad accentrarsi, tenta il tiro dalla distanza. Gran botta di Crispo, palla che esce di poco al lato. Ancora Sassone, avanza il numero 66. La gioca verso un compagno. Palla scaricata verso Angelo Calzone, ancora il numero 33. Velocissimo, atterrato e sarà calcio di punizione per la Virtus Belsito e cartellino giallo per un giocatore del Real Marano. Sul punto di battuta Capitan Crispo, tenta il tiro da distanza, c'è la deviazione della barriera, attenzione perché arriva Scotto qui. Tenta il tiro il numero 70, il portiere controlla senza alcun problema. Avanza il Real Marano sull'out di sinistra. C'è fraseggio fra compagni, riesce a chiudere nuovamente Scotto. La palla allora è verso il numero 9, Simone Crispo, che avanza e punta l'area di rigore. Scarica verso Angelo Calzone, atterrato e sarà calcio di rigore al minuto 80 per la Virtus Belsito. Vediamo chi se ne incaricherà. Sul punto di battuta si presenta il capitano, parte Crispo! Esecuzione impeccabile del bomber della Virtus Belsito, che finalmente si sblocca anche lui in questa competizione. Ancora il Marano in avanti. Provano a penetrare la difesa della Belsito. Attenzione, c'è una deviazione, allontana qui Sassone. La palla allora è buona per Crispo, che lancia in avanti. Arriva verso Vivenzio, gran tocco qui per Angelo Calzone, che è a campo. Calzone solo contro il portiere. Il numero 33 prova a puntarlo. Attenzione, Calzone tenta il tiro. La risposta è in scivolata dell'estremo difensore della Real Marano. Ancora il Real Marano in avanti. La palla è verso il numero 30 che la scarica a un compagno. Attenzione, c'è il lancio lungo. Prova a controllare il numero 30. C'è Sassone che interviene. E allora riesce a chiudere tutte. Avanza allora il numero 66. Che ora la gioca verso un compagno, Padulano. Ancora il numero 21, combatte per ottenere palla. La gioca allora verso Tibiletti, che ne salta uno. Ancora Padulano, prova a girarsi, attenzione, atterrato qui ed è calcio di punizione per la Virtus Belsito. Brutto intervento qui ai danni di Davide Padulano, che rimane a terra. Ancora il Marano in avanti, la palla è giocata sulla sinistra, la palla è verso il centro e controlla Giordano senza alcun problema e l'arbitro dice che può bastare e dunque la Virtus Belsito ottiene la prima vittoria in questa competizione. Real Marano 1, Virtus Belsito 4. Andiamo a bordo campo da Simone Crispo a sentire le parole del migliore in campo. Quindi ragazzi, partita vinta per 4-1. Sono stato votato dai miei compagni come migliore in campo. Sono felice di questo, ma soprattutto sono felice perché ho trovato il gol dopo 3 partite di torneo, quindi è molto importante. Come ho detto prima, questa vittoria è stata fondamentale per il continuo del torneo perché abbiamo battuto il Real Marano che sta a 6 punti e noi adesso con questi 3 punti andiamo a 4. Quindi vi ricordo che passano le prime 2 del girone e automaticamente la prossima partita dobbiamo vincere contro il Lago Patria e sperare che il Marano perda in casa della Dinamo Fratta Minore, ovvero la squadra di Patrizio Chianese. Quindi ragazzi, sono contento degli assist, sono contento del gol. In grafica qui vi mostro ancora gli obiettivi
che vi rispiego, non posso sbloccare altri obiettivi oltre al salire in seconda categoria. Quindi ragazzi, noi ce la metteremo tutta per andare più avanti possibile e cercare un eventuale finale. Se non lo siete, iscrivetevi al canale, lasciate tanti bei mi piace, ci stanno chiudendo il campo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, aiuto!